Buongiorno, allo strada trasmettendo, buongiorno, l'attrezzo infernale ogni tanto fa degli scherzi, e mi mette a dura prova. Però oggi sono contento, sono felice e faccio questa diretta perché da anni stavo dicendo che il problema che abbiamo in Italia è la poca natalità. E oggi ho avuto la notizia che il governo, il nuovo governo, vuol mettere un ministero dedicato proprio alle nascite. Beh, quando la testa geniale di Beppe Grillo ha inventato il reddito di cittadinanza, io avevo detto che questo reddito di cittadinanza 5 anni fa, sarebbe andata a finire nelle tasche di chi ha soldi e nelle tasche dei poveracci gli sarebbero rimasti soltanto pochi spiccioli. Ma avevo detto anche un'altra cosa, andate a vedere, i video ci sono, che il reddito di cittadinanza andava dato alle mamme o a quelle donne che desideravano essere mamme, volevano fare le mamme. Perché problema serio in Italia, non abbiamo donne che non vogliono fare figli, abbiamo donne disposte a fare figli, disposte a prendersi cura dei loro figli, disposte a educare una generazione intera alla vita e alla società. A queste donne va data l'opportunità di essere madri, che non pesi sulle loro spalle, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del tempo. Tutto l'onere dell'educazione, non solo del fare figli, ma dell'educazione dei figli, che è la cosa più importante. Quindi a chi dare il reddito di cittadinanza? Bisogna darlo semplicemente a quel bambino che nasce. A lui. E dando a quel bambino che nasce il reddito di cittadinanza, lo diamo anche a quella donna che ha accettato e vuole. Anche perché le nascite sono ormai vincolate anche a una libera scelta, dato che gli anticoncezionali hanno consentito di poter controllare le nascite. Quindi il reddito di cittadinanza che è stato dato in 5 anni, fatemi usare una parolaccia, a cani e porci, e ha creato più porci che cani, perché quelli che l'hanno percepito e che ce l'hanno non solo, hanno creato solo dei problemi. Molte persone, che, e quest'estate l'abbiamo visto, molta manodopera è mancata, oppure se non è mancata, stranamente, chi aveva il reddito di cittadinanza ha chiesto agli imprenditori, ai lavoratori, a quelli che avevano un negozio, avevano bisogno di aiuto, o che avevano una spiaggia, avevano bisogno di aiuto, cosa hanno chiesto? Di essere pagati al nero per non perdere il reddito di cittadinanza. E molte volte, il datore di lavoro, o ha dovuto rischiare, oppure, ha dovuto dirgli di no, trovandosi senza aiuti e sobbarcandosi molte volte un lavoro immenso per portare avanti la sua attività.
Quindi un plauso a questa iniziativa di questo governo. Avrei dato il plauso a questa iniziativa da qualunque governo, di qualunque colore poteva essere, perché questa è la cosa fondamentale per la società. Reddito di cittadinanza a un bambino che nasce, perché quel reddito di cittadinanza va alla madre che ha scelto di diventare madre, quindi di lavorare per la vita, e nel lavorare per la vita di lavorare per la società in tutti i termini, sia come capacità produttiva di vita. Quindi una madre che produce vita si merita qualcosa, una che produce vita è alla base di ogni altra produzione, produrre vita. Si merita qualcosa questa madre che si tiene un bimbo in braccio, che non dorme la notte, che cerca di salvaguardarlo dalle malattie, che si preoccupa di lui, che si occupa di lui, che gli dà da mangiare, che lo porta avanti, che lo educa anche mentre fa tutto questo. E quando comincia ad avere 2 anni, 3 anni, comincia a educarlo, e nell'educarlo lo educa alla vita. Gli vogliamo dare tempo a questa madre, vogliamo dare spazio, perché non dare a lei un reddito di cittadinanza in modo che abbia tempo anche per educare questo bambino, e è un bambino educato alla società, non creerà tanti danni. I bambini abbandonati a se stessi, i bambini abbandonati in un asilo nido, ora qualcuno che mi sente dire una cosa di questo genere mi sparerà di sicuro, ma io sono padre di 5 figli, a me il cuore mi tremava quando dovevo lasciare un bambino in un asilo nido, in un asilo. Perché? Perché vedevo negli occhi di quel bambino il terrore dell'abbandono, il terrore che forse io non c'ero più. Per fortuna mia e per le circostanze della vita ho avuto la fortuna di non doverli abbandonare a un asilo nido, ma hanno fatto solo esperienze a livello d'asilo, e manco tanto, perché dopo un po', se protestavano, io accettavo la loro protesta. Un bambino a 5-6 anni può essere allontanato dal nido dove è nato, senza subire e dover, diciamo, occuparsi del dolore di pensare, perché cominciano a pensare da 3 anni in poi, e si comincia a usare la funzione umana che fa ipotesi, che forse i genitori non ci sono più, non li vedo e non ci sono più, e cominciare a temere che non ci siano manco più in eterno. È tutto questo, la sicurezza di poter vivere, di poter progettare, di andare verso il futuro, la si dà dandogli un nido stabile. E per dargli un nido stabile è necessario dare anche denaro capace di rendere stabile quel nido. Ma c'è un articolo della Costituzione che dice che dobbiamo favorire il libero sviluppo della personalità ed eliminare tutti i guai possibili e immaginabili. E beh, questo ministero spero che tenga conto di questo articolo, perché non si può essere liberi se non educhiamo i figli ad essere sicuri o ad aver coraggio nel saper scegliere andando verso il futuro. Io sto facendo il mio piccolo
è da tempo che ora stiamo mettendo in piedi questa scuola, che si occupa, delle relazioni umane. È una scuola, che ha un pacchetto orario di 30 ore e ci stanno iscrivendo diverse persone e in questa scuola, basato sul mio modo di vedere la vita, che cioè non siamo onniscienti e per noi il futuro è incerto, rimane incerto e possiamo solo sperare. Questa scuola che vuol prendere per mano a livello psicologico, quindi questo è l'aiuto che voglio dare io, che da tempo sto dando, di prendere per mano le persone che stanno sulla sponda, dell'ignoto e debbono fare un salto verso l'ignoto. E la mia mano e la mia scuola è la zattera, su cui poggiare per andare verso l'ignoto. È per insegnare il coraggio, ma il coraggio si comincia a insegnare stando in un nido sicuro, volando e tornando al nido. Così i nostri figli hanno imparato ad esplorare il mondo sapendo che potevano tornare e trovare qualcuno che li accoglieva. Buongiorno.